Entusiasmo alle stelle per l'Avellino, sale l'adrenalina nei tifosi biancoverdi che hanno preso d'assalto l'antistante della tribuna Montevergine per caricare la squadra in vista dell'esordio di martedì nella prima dei quarti di finale che vale la serie cadetta. Tra cori e fumogeni il grido degli ultra è arrivato anche ai calciatori che si sono allenati sul sintetico del Partenone Lombardi. Grandi e bambini, amici a quattro zampe, c'è stato proprio di tutto nell'impianto di Contrada Zoccolari. Queste le sensazioni dei sostenitori irpini in vista del rush finale di stagione. I tifosi sono gli unici che possono trascinare questa squadra e inculcare una mentalità vincente. Ho visto troppe distrazioni e questa è un'ottima manifestazione per far capire che noi ci siamo e sosterremo la squadra. Guarda, io non ho preferenze, però è chiaro che fra le quattro che probabilmente si qualificheranno, io preferirei incontrare il Benevento e il Vicenza. Perché? Perché credo che siano quelle più forti fra le quattro e incontrarle nei quarti di finale c'è la possibilità di risultato alla pari che noi passiamo il turno. Clima infuocato come sempre, la squadra deve sempre crederci fino all'ultimo indipendentemente dall'avversario, perché abbiamo i mezzi per poter battere chiunque, sono loro che devono avere paura di noi. Basta, vogliamo la Serie B, non vogliamo più calcare campi polverosi, basta. Vogliamo andare al Marassi a giocare in campi dignitosi, basta. Forza Nuviale! Diciamo che partiamo col piede giusto con questi playoff e andremo lontani. Non mi sbilancio più di tanto, incrocio solo le dita. Fiducioso per la B? Fiducioso, non lo so. A memoria mi ricordo altre squadre dell'Avellino che hanno partecipato ai playoff negli anni addietro, sinceramente questa squadra non la colloco nelle prime posizioni, però può darsi che mi smentiranno. Cresce l'adrenalina, cresce l'entusiasmo, perché poi la piazza è quello che è, Alfonso, lo sai perfettamente, quindi sicuramente speriamo bene. Non vale sicuramente il valore tecnico dell'avversario, ma vale soprattutto come ci arrivi mentalmente e fisicamente. Quindi per me un avversario può valere l'altro, ma con questo pubblico che abbiamo alle spalle, sinceramente non penso che qual è l'avversario che affronti. Speriamo sicuramente, io penso che il Vicenza sia l'organico più forte della categoria, insieme all'Avellino, insieme al Pado. Sì, è uno spettacolo, sempre tante persone, anche con la pioggia nessuno ci ferma, nessuno ci ferma. Entusiasmo giusto per questi playoff? Top, 10, 10 è lode. L'Avellino può arrivare lontano? Spero di sì, dobbiamo arrivare lontani, dobbiamo arrivare lontani. Non ci sono squadre, dobbiamo vincere e basta. Ci credi? Sempre, dall'inizio ho sempre creduto. Sì, possiamo andare in Serie B, ci siamo già in Serie B. E poi anche col sostegno che dà la Curva Sud per noi. Anche per questo allenamento, per il ritiro. E forza Lupi. Allora Vincenzo, chi è il tuo calciatore preferito? Padiello.